Salve cari amici e amiche, anime creative e curiose. Proseguiamo con la quinta parte del tutorial sulla trasformazione del disegno stilistico manuale in una illustrazione grafica vettoriale. In questa puntata studieremo lo strumento penna e creeremo dei tracciati chiusi per le linee di contorno di outfit del figurino moda. Iniziamo allora. Una volta sistemato il figurino, possiamo passare alla fase della creazione dei tracciati principali. Quindi apriamo il nuovo livello e blocchiamo il livello del figurino. Diamo un breve nome al nuovo livello, Dress, e mettiamo due sottolivelli, l'uno di contorno, Outline, Out, e l'altro di dettagli, Dead. Lavoriamo sul primo livello, Out. Quindi creiamo il tracciato chiuso che conterrà l'intera sagoma dell'abito. Uno strumento che serve per tracciare la linea di forma complessa con varie curvature e le linee dritte, e la penna. Attiviamola dalla barra degli strumenti verticale. Scegliamo i parametri del nostro tracciato. Il colore nero dalla scheda selettore colore e il riempimento, in questa fase nessuna. Inoltre lo spessore del tracciato di 0,35 mm del pannello dei tracciati. Il punto iniziale del tracciato è visibile con una piccola X. Possiamo partire a tracciare il disegno dal punto angolo, quella senza maniglie, facendo semplicemente un clic, o dal punto morbido, allungando subito le maniglie del punto mentre si tiene premuto il tasto sinistro del mouse. Successivamente, alla coerenza, potremo trasformare il tipo di punto di ancoraggio. Dalla lunghezza delle maniglie e dalla distanza tra i due punti dipenderà la forma della curvatura, la sua ripidità e la sua morbidezza. Per creare una linea retta, basta partire e proseguire con i punti angolo. Se vogliamo ottenere linea orizzontale o verticale, prima di posizionare il secondo punto, clicchiamo anche il tasto maiuscolo. Questa opzione limiterà l'angolo del segmento a un multiplo di 45 gradi. Per creare una curva a C, trasciniamo le maniglie nella direzione opposta alla linea di direzione precedente. Per creare una curva AS, trasciniamo le maniglie nella direzione della linea di direzione precedente. Per creare una sequenza di curve di tipo a festone, mettiamo il secondo punto come per curva AC, quindi tenendo premuto il tasto Alt, trasciniamo la maniglia verso l'estremo opposto per impostare l'inclinazione della curva successiva. Come vediamo, i punti di ancoraggio di ciascuna curva si posizionano all'inizio e alla fine, e non al picco della curva. Per riposizionare i punti di ancoraggio durante il disegno, teniamo premuto il pulsante del mouse e la barra spaziatrice, quindi trasciniamo il punto di ancoraggio. La chiusura del tracciato avviene posizionando un ultimo punto nello stesso di partenza. Si vedrà un cerchietto. Thank you.
Abbiamo concluso, cari amici e amiche, questa parte del mio tutorial e abbiamo realizzato il contorno dell'outfit del figurino moda. Nel prossimo video vedremo come modificare i tracciati creati. Non dimenticate di mettere un bel like, scrivermi dei commenti ed attivare le notifiche per essere sempre aggiornati. Inoltre, vi invito a visitare e ad iscrivervi alla mia pagina di Instagram. Ciao e alla prossima!